inquadratura un po' insolita oggi e video che non ho mai fatto fino ad ora sul canale, ma in realtà l'ho visto girare un sacco e ne ho guardati tantissimi, ma sinceramente non avevo ancora avuto il coraggio di provarci io in prima persona, proprio perché volevo evitare di rovinarmi una delle cose che mi piace di più in assoluto, ossia il McDonald's. Perché avrete capito dal titolo che oggi andremo ad osservare un intero ordine che faccio abitualmente al Mac utilizzando il microscopio, quindi ingrandendolo all'inverosimile. Quindi sono qui con il mio ordine e il microscopio e vorrei chiedervi assolutamente un like di sostegno per aver deciso di fare questa cosa di cui ignoro totalmente l'esito e sono molto molto preoccupata. Volevo solo ritrovare, non è un mukbang, lo so, però volevo ritrovare la Fanta perché venendo in qua avevo preso anche le pepite al drive e venendo verso casa ovviamente le ho mangiate senza aspettare mezzo secondo scottandomi, perciò ho bisogno di idratarmi. Sì, non ve l'ho detto, ma se non foste ancora iscritti, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video, che poi più o meno è quasi sempre ogni giorno alle 14. Per quelle cose di solito vi aggiorno su Instagram Stories, quindi se vi va di seguirmi anche su Instagram c'è proprio il link nell'info box, però appunto a volte YouTube fa i capricci, cose del genere, quindi la campanellina è utile insomma per quando esce il video, visto che YouTube spesso non manda le notifiche, ultimamente è una cosa che mi segnalate un sacco. Allora, colleghiamo il nostro microscopio, devo anche capire come organizzarmi. Due patatine, intanto concedetemele. Direi che potremmo iniziare direttamente dalle patatine. Poi in realtà ho preso proprio tutte le cose che mi piacciono di più in assoluto. All'ultima, promesso, prendiamo due patatine. Ok, dovremmo esserci in teoria. Viste così sono stranissime. Cioè, cos'è questa roba che c'è sopra? Mettiamo a fuoco meglio. Ok. Sono le bollicine che si sono. Cos'è questa cosa nera? La vedete anche voi? Cioè, praticamente trasudano olio e ci sono delle cosine nere all'interno. Questo cos'è? Cioè, probabilmente sembra un punto nero visto così, ma probabilmente è un residuo delle patatine, della buccia delle patate. Sto cercando di capire, anche qui c'è qualcosa che assomiglia a un punto nero, ma va bene, non facciamoci caso. Altri puntini mai visti, sinceramente, non è che vedendole così mi invogli tantissimo l'idea di continuare a mangiarle. Questo deve essere, si vede il sale. No, vabbè, è incredibile comunque questa cosa. Si vede proprio il chicco di sale. Non si dirà mai chicco, ma l'ho chiamato io così. E altre cose strane. Sì, ci sono tutti questi puntini neri un po' strani che si trovano ogni tanto. Però dai, sulle patatine non è andata malissimo, anche perché appunto avevo visto tanti video, cioè le mie mani adesso faranno veramente schifo. Questo è l'olio sulle mie dita. No, vabbè, vediamo. Sì, queste sono le mie dita unte. Guardate quanto olio hanno lasciato giù. Cioè, vedendo questa cosa, sinceramente, dovrebbe un po' passarmi la voglia di mangiare McDonald's. Infatti adesso forse avrei dovuto mangiarlo prima e poi con gli avanzi fare il video, ma va bene. Cioè, avevo visto, magari me le asciugo. E dicevo, appunto, ho visto dei video in cui trovavano delle cose assurde e mai viste, quindi diciamo che per quanto riguarda le nostre patatine non è andata poi così male, perché a parte questi puntini neri che a occhio nudo vi assicuro non si vedono, cioè non ci sono proprio, sinceramente. Altre cose da segnalare, sulle patatine è andata bene, non ne ho, però vedendole così ingrandite non mi aumenta la fame, ecco, anche se avrei pensato il contrario, no, non fa l'effetto, mio Dio che fame, fa l'effetto, ma cosa cavolo sono quei punti neri? Vabbè, adesso passiamo a una cosa che assolutamente è la mia preferita in assoluto, lasciatemi dare un piccolissimo morso.
Perché si tratta del McChicken, cioè il mio panino preferito di sempre e da sempre, un morsettino solo. Buonissimo, cioè. Qui assolutamente non mi si può rovinare un mito, quindi tagliamolo bene a metà, anche se si è già ovviamente scomposto in mille pezzi, ma fa niente, perché dobbiamo riuscire a vedere tutto. Quindi una volta tagliato a metà è così e vediamo come risulta con il microscopio. Allora, aspettate che lo appoggio. Ma cos'è? Cos'è che ho appena morso? Ma perché ci sono delle cose nere anche nel pane, non so se riesco a rifarvela vedere, che dal vivo non si vedono, cioè senza il microscopio non dal vivo, non si vedono. Sto cercando di capire, ma c'era sta cosa, non la trovo più. Quindi questo è il pane, ma che cos'è questo? No, vabbè. Io non so neanche, anzi non voglio dirvi perché appunto devo ancora mangiare, non voglio dirvi a cosa assomiglia a questo punto del panino dove si vede pane e penso che sia l'insalata quella cosa verde e questo forse è il formaggio o la maionese. Mamma mia, sì, questa è l'insalata. Cioè. Guardate cosa sembra. E notare le mie facce schifate, sempre. L'insalata sembra slime, cioè sembra neanche lo slime, sembra qualcosa di appiccicosissimo e di. Mamma mia, no, no, passiamo oltre, andiamo a vedere com'è la parte del pollo, sperando che non ci siano cose strane. No, io sono sconvolta. Lo sapevo che non avrei mai dovuto fare questo video. Ecco, questo è il nostro pollo. Andiamo a vedere. No, mi sembra, cioè, sembra comunque molto molto strano. Questo qui dovrebbe essere, cos'è questo? Il formaggio forse? Non riesco a capire cosa sia. È terribile comunque questa cosa. Mamma mia. Beh, almeno non sto trovando residui strani come appunto questa qui è la panatura del nostro po. Ma cos'è lì un pelo? Stavo proprio dicendo, non sto trovando cose strane o residui strani, ma quello a me sembra un pelo. No, vabbè, io l'ho appena mangiato. Ho appena dato un morso a questa cosa che ha dentro. Questo che cos'è invece? Il McChicken non ha il bacon, quindi questa cosa dovrebbe essere. Ah sì, è la panatura della. Guardiamola meglio. Ci sono sempre dei pezzettini neri che però in questo caso potrebbero essere dovuti alle spezie. Tipo questo probabilmente è una cosa di cottura. E sto cercando di capire, il resto si vede tantissimo sale. Questa è la maionese. Sappiate che questo è l'ingrandimento della maionese. Che però vi dirò, rispetto alle altre cose che abbiamo guardato, sinceramente mi sembra almeno peggio perché dà un po' quell'effetto tipo panna montata, per intenderci, che ok, non ci sta col panino salato, però mi fa meno impressione di altre cose che abbiamo visto oggi e che mi stanno sconvolgendo, che probabilmente faranno sì che non ci saranno più mukbang al McDonald's se continuiamo su questa strada. A questo punto direi di passare ai nuggets, anche se più o meno penso che la superficie possa essere simile. Anche qui ci sono questi residui un po' più scuri, però io sono quasi convinta al 100%, stranissimo, io pensavo che fosse simile all'hamburger, quello che c'è appunto nel chicken. Perché comunque sì, è sempre di fondo dovrebbe essere pollo, però in realtà queste qui sembrano di un colore molto diverso. Probabilmente il pollo del chicken è un po' più arancione, queste sono un pochino più gialle, però credo proprio che quello che c'è sopra, questo qui che cos'è? Ma sì, saranno spezie. No, perché se voi lo guardate da vicino, ma così. Questa robina che si vede, questa macchia che abbiamo appena trovato, eccola qui, in realtà è totalmente impercettibile, cioè vi sembra un puntino al di là della panatura, ma cioè così a prima vista non la notereste neanche, di qui per esempio ce ne sono parecchie,
lasciate perdere quello che c'è sopra la panatura, però sono proprio al di sotto, si vedono in trasparenza, ecco, non mi veniva la parola. E sinceramente, boh, saranno le spezie, dai, cerchiamo di pensarla così, perché altrimenti non so cosa possano essere. Per il resto, qui c'è del rosso addirittura. Cioè, dal vivo cosa c'è? Dal vivo non si vede niente, si intravede sì qualcosa di rosso sotto. Bene, in questo momento sono molto contenta di non essere un amante dei nuggets, sinceramente, perché vedere questa cosa, vediamo come sono le mani. No, ecco, le mani sono meno unte rispetto, a parte che le mie mani sono stranissime, qui c'è un residuo di qualcosa. Però sono meno. Ah no, ecco, ho parlato troppo presto. Avevo tutta la parte unta sui polpastrelli, ok? Mi sembra un pochino meno comunque rispetto a come erano con le patatine. Però sì, confermo, sono contenta di non essere un amante dei nuggets. Quella cosa rossa mi ha un po' sconvolta. A questo punto possiamo cercare di guardare il. Ah, tra l'altro. Ah no, non è tantissimo interessato. Cioè. Considerate che c'è cibo e in realtà, a parte lui che però si è sdraiato sul divano, non si sono neanche avvicinati, quindi anzi se n'è proprio andato adesso preoccupato che volessi rifilare a lui queste cose, mi sa. Comunque sì, dai, già che ci siamo, facciamolo, speriamo che non venga sfatato il mio mito. Anche in questo caso direi che possiamo tagliarlo a metà e in questo caso aspetterei a dargli un morso. Prima guardiamo come si presenta e poi vediamo, anche perché questo qui appunto è un altro dei miei miti del McDonald's e non vorrei che venisse infranto. Tra l'altro è difficilissimo da tagliare a metà. Il pane è proprio un po' colloso, ecco. Comunque, tagliato a metà si presenta così e adesso andiamo ad osservarlo. Ok, il pane mi sembra che sia simile a quello del McChicken. Non ci sono particolari cose. Questa qui credo che sia già la salsa. Sì, considerate che questa è la salsa e il bacon, cioè quella cosa che spunta che ha dei pezzettini neri è proprio il bacon. Ah no, il bacon è questo, quindi era proprio la salsa che aveva quei pezzettini neri. Qui appunto c'è il bacon, è tutto comunque molto molto unto, è incredibile, non vi dico cosa sembra, mamma mia, non voglio parlarne della serie, no, qui è il formaggio, o di nuovo, no, è sempre salsa, è stranissima questa cosa, la salsa prende queste sembianze di formaggio e si sta anche un po' muovendo, sembrerebbe, oh mamma mia, no, vabbè. Andiamo avanti, che è meglio. Qui troviamo il formaggio, dovrebbe essere, che sta iniziando a coprire. Ok, questo è l'hamburger coperto dalla salsa e dal formaggio, che quindi quasi non si vede. Almeno qui non c'è niente di verde, che è già una cosa positiva. E qui stiamo già passando, cioè questo sembrerebbe il colore dell'hamburger, ma in realtà ve lo metto a fuoco meglio, è già il nostro pane. Esatto, sempre con questa superficie molto strana, in questo caso è un po' più scuro, proprio già così a prima vista, senza microscopio, è un po' più scuro rispetto a quello del McChicken, quindi è normale che risulti più scuro. Quello che volevo fare era esaminare il nostro hamburger a questo punto. Comunque considerate che dal vivo l'hamburger sembra molto più scuro come colore, invece andando al microscopio lo schiarisce tantissimo, forse perché ha la luce e quindi lo illumina particolarmente. Però sì, dai, in questo caso non ho trovato cose che non mi facciano venire voglia di mangiarlo. Cioè, sì, ingrandito così, non credo che sia possibile stimolare. Cos'è questa cosa bianca? Ah, ok, un residuo. Questo qui è un residuo di salsa, ho controllato, si vede anche a occhio nudo. Però sicuramente non è una cosa che stimola l'appetito, ma neanche che me lo fa passare. Questo qui avrei potuto tranquillamente mangiarlo senza pentimenti. Proprio c'è l'olio che addirittura sta, è come se stesse ancora friggendo. Non so se vedete, ma si muove proprio, si dilata nel panino. E invece guardandolo così vi assicuro che non sembra minimamente oleoso. La superficie sembra totalmente opaca, ecco. Adesso sto per fare una cosa di cui mi pentirò tantissimo, anzi entrambe le prossime due che faremo, andiamo ad esaminare le pepite, però prima una
E amaro. Come se non avessi mangiato abbastanza nel viaggio, nel tragitto, anzi McDonald's casa prima di fare questo video, ma va bene. Vediamo cosa mi nascondete, mie amatissime pepite. Che dovreste avere solo Asiago e speck. Nel frattempo il delirio qui davanti a me sta peggiorando, questo è uno dei motivi per cui di solito faccio delle inquadrature un pochino diverse, ma va bene, oggi va così. Andiamo a vedere di metterle a fuoco, non deludetemi, che qui se no Quindi questo è il formaggio con dei residui più gialli, ma ci può stare. Mi sembra che non ci sia niente di strano in giro da segnalare, anche qui olio ne abbiamo all'inverosimile, ovviamente, però sono fritte, si sa. Vediamo la panatura. Ci sono sempre queste cosine più scure sulla panatura, ma l'ho notato in tutto, quindi penso che sia totalmente normale. Anche qui si vedono dei residui del fatto che sicuramente sono state salate, ma per ora nulla da segnalare, meno male. Questa cosa mi rende contentissima perché credo veramente che siano una delle cose che ho mangiato proprio di più in assoluto in tutta la mia vita al McDonald's, insieme ai mozzarella sticks, mozzarella bites, non so se ve li ricordate, quelli che poi hanno tolto, non so per quale motivo. Vediamo la parte, sì, qui lo speck comunque praticamente non si è visto, ma in effetti non ce n'è tantissimo. Tutta la parte del formaggio non mi sembra che abbia particolari cose strane, molto positivo anche questo. Direi che posso continuare a mangiarle tranquillamente perché non hanno assolutamente nulla di strano. Anzi, sono queste qui sono talmente buone che sono invitanti anche ingrandite a mille per. Ultimo, ma non per importanza, il toast, un'altra cosa che ordino spessissimo e che mi piace sempre un sacco, anche se si scompone tutto, ma oggi è andata meglio così perché almeno riusciamo a vederlo. C'è olio anche qui? No, questa cosa è incredibile. Vi assicuro che dal vivo non lo diri soliti cosini neri. Qui c'è tipo un pelo, qualcosa di strano. Oh mamma, no, c'è un pelo. C'è proprio un pelo all'interno e non lo vedreste mai. Dal vivo non lo vedreste mai. Cioè senza microscopio non si. Sì, anche Nio si è spaventato di questa cosa. C'era un pelo, dov'è che era Nio? Eccolo. No, vabbè. Cioè, ma cosa ci abbiamo trovato? Non lo vedreste mai. Non c'è, cioè a occhio nudo non c'è niente. Continuiamo. Questa cosa è terribile. Io sono sempre più scioccata, eh. Solo le mie pepite fidatissime si sono salvate finora. Va bene, non è invitantissimo, così proviamo ad aprirlo. Ok, da questa parte c'è il pane, quello degli hamburger classici, quelli da 1 euro tipo. Ma diciamo che dopo aver trovato quel pelo, sinceramente, mi aspetto di tutto. Questo qui che vedete è un residuo del formaggio che c'è all'interno del toast. Se riesco ve lo metto a fuoco, ok. È solo un residuo di formaggio, niente di strano. Andiamo a vedere più da vicino il formaggio a questo punto. Che però mi sembra che sia assolutamente nella norma. Sì, il formaggio non c'è niente da segnalare, è tutto bianco, bello liscio, sembra anche meno. Qui siamo già in un punto in cui si intravede il prosciutto, per quello che diventa più rosa. Però direi che no, il formaggio è andata benissimo. Ci siamo, adesso sono preoccupatissima per il prosciutto a questo punto, sempre che io riesca ad arrivarci. Ok, sono riuscita a isolare la fettina di prosciutto, vediamo com'è. Considerate che a occhio nudo è completamente liscia, cioè non c'è sopra formaggio, non c'è niente. Sembra un pochino quando facevo le riprese delle mie dita come erano dopo le patatine, quindi anche il prosciutto del toast e il toast in sé che non dovrebbe essere fritto, in realtà qualcosina che non va ce l'ha perché è pieno di olio. Non è sensata questa cosa, perché il toast mica lo friggono in teoria. Non capisco.
No, però per il resto mi sembra la cosa meno peggio. Se non fosse stato per il pane, dove abbiamo trovato addirittura quel pelo, mamma mia, se ci penso, è una cosa che mi infastidisce tantissimo l'idea che ci fosse un pelo. Però se non fosse stato per quella cosa lì del pane, il toast è salvabilissimo. Bene, direi che possiamo considerare finito il nostro esperimento di oggi e sì, non è stato un epic fail, nel senso che siamo riusciti a vedere tutto, però mi sarei aspettata. Ma allora, rispetto ad altri video che ho visto, mi è andato ancora abbastanza bene. Però comunque mi sarei, cioè, per come si vedeva a occhio nudo, non mi sarei mai aspettata di trovare nel dettaglio cose del genere, tipo un pelo o quelle riprese molto strane, quella cosa verde di prima, non lo so. Magari però questa è stata una strategia vincente per fare in modo che diminuiscano le volte in cui mangio al McDonald's, visto che mi sgridate sempre, anche se conoscendomi probabilmente questo senso di disgusto, tra virgolette, durerà per le prossime 2 o 3 ore, un giorno esagerando, e il giorno successivo sarò di nuovo lì, quindi non so quanto possa aver funzionato, però mi sono divertita un sacco ed ero veramente super super curiosa di provare anch'io a registrare questa tipologia di video, quindi sono contenta alla fine, cioè era da tanto che volevo farlo, però sono contenta di aver preso finalmente coraggio. Mi raccomando, adesso con un commento qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate voi, che effetto vi ha fatto, se vi sareste mai immaginati di vedere certe cose, se vi immaginavate di vederne di peggiori. Insomma, fatemi sapere come sempre tutto nei commenti qui sotto. Io smetto di parlare, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video.